Ah, l'amore. Ciao a tutti, sono Gianni di Autorobo.it, la community italiana dei Transformers su Facebook. Nel 1986, con il film dedicato, fa esordio Unicron, il pianeta divoratore di mondi che, quando Galvatron fa incacchiare bene, decide addirittura di distruggere Cybertron. Il resto dovremmo conoscerlo, e se non lo conoscete vi invito a guardare il film del 1986. Modellisticamente c'era il prototipo, un robot abbastanza sgraziato in verità, che non ha mai visto la luce appunto nella Generation 1. Come modello ufficiale il primo è nella linea Armada, ovviamente rivisitato nello schema cromatico, aveva il minicon, quindi appunto un po' rivisitato, anche se tanto lo richiamava. Ma il primo vero Unicron G1 Style è il Takara 2010, che è appunto un recolor con testa remoldata di quell'armada 2002, e quindi ufficialmente il primo Unicron, appunto G1 Style, è questo Takara. E adesso andremo a vederlo. Robot di grande presenza che nel 2010 era ancora gigantesco anche come dimensioni, e circa 38 cm alla punta del corno. Poi tre anni dopo, nel 2013, è uscito il primo Titan Class, cioè Metroplex, che è alto circa 60 cm e quindi questo sembra bassino, però appena uscito, soprattutto il mold originale nel 2002, davvero le dimensioni erano notevoli. Dal modello Armada 2002-2003 eredita in particolare queste frammentazioni sul petto per via della gimmick della fuoriuscita del missile, che dopo vi farò vedere lanciato. Ovviamente eredita anche il minicon, che praticamente gli permette di attivare tutte le varie gimmick, tra cui appunto questo citato missile. E a me piace tenere sulle gambe questi componenti, come appunto dei lanciamissili, che si attivano sempre grazie al minicon. Tutte e cinque le dita sono snodate, la mano destra è trasparente poiché si illumina, così come si illuminano anche gli occhi. Sulla schiena ha queste due porzioni di pianeta che si possono staccare per avere una schiena più pulita. Sinceramente a me non danno tanto fastidio, come vedete è abbastanza pulito, soprattutto in confronto a un mold uscito 20 anni dopo, cioè l'Aslab, tanto blasonato, sicuramente molto più enorme, però l'Aslab è affogato dalle fette di pianeta sia sulle gambe sia sulla schiena, quindi appunto, essendo questo un mold di ben 20 anni fa, sinceramente si difende abbastanza bene.
Notevolissimo il livello di dettaglio generale e la scultura del viso. Comparazione con dei recenti modelli Generations Legends Class. Ed eccoci arrivati al nostro solito momento birretta, che apriamo e voilà. E mentre ci sbirrettiamo, lo trasformiamo. Ed ecco il planetoide, tutt'altro che perfetto, soprattutto in confronto alla mia mensolina dell'allegria. Dunque, frontalmente si può anche stare, carino anche da sopra con tutti i dettagli. Sicuramente inizia a scarseggiare guardandolo da sotto. E di certo il suo principale difetto è la parte dietro. Come potete vedere si vedono tutti i dettagli del robot, quindi sicuramente meglio esporlo davanti che dietro. Ha comunque detto che è un mold di 20 anni fa, è comunque il primo mold davvero dedicato a questo personaggio immenso ed ha comunque il merito di essere stato per molti anni lo Unicron più ambito, anche perché appunto l'unico, quindi anche soltanto per questo merita il dovuto rispetto. Ovviamente essendo un mold armata si completa innestando qui il minicon.
Molto carina la gimmick della grande bocca del pianeta. Quindi di certo un pezzo con tutti i limiti del tempo, però ripeto, un pezzo comunque ambitissimo in quegli anni, ed anche oggi devo dire che si difende abbastanza bene e resta un pezzo sicuramente dignitoso. Con questa inquadratura chiudo quest'altra video recensione. Vi invito ad iscrivervi al mio canale e a lasciare un bel like. Vi ringrazio tutti, vi saluto e ricordiamo che la fantasia nutre e rende l'anima eternamente giovane.